ovviamente dopo la giornata di ieri entusiasmante, piena di catture, si doveva immaginare che oggi sarebbe stato un ribasso. Infatti in tutti questi anni è sempre stata così, ha avuto sempre questo andamento, la tipologia del light drifting, del momentino. Dopo una giornata buona difficilmente si ripetano le stesse situazioni, anzi a volte cambiano proprio all'opposto. Quindi nonostante lo sforzo di tutti di cercare di variare i calamenti, di cambiare, di pescare sul fondo, pescare a volentino, a light drifting, a canna in corrente, galleggiante, le abbiamo provate tutte, solo in pochissimi momenti hanno mangiato i pesci. All'inizio siamo arrivati al tappeto di boghe che ci aspettava, l'esca nemmeno scendeva sotto, quindi non entrava in pesca. Dopo il contrario, si innescava quello che ci pare, anche coreani sul fondo, e non venivano guardati. Ma nel lasso delle 5 ore di pesca, attenzione, un'oratella esce e uno sgombro bellissimo lanzardo che prende Alessio, veramente veramente grosso. Poi entrano in pastura, 10 minuti, prendiamo 4-5 sgombri e spariscono di nuovo. Sotto l'ecoscandaglia ha segnato una bella marcatura, probabilmente un predatore anche infastidito, però in genere è così. Come ho detto prima, dopo una giornata entusiasmante, il giorno dopo c'è sempre una pressione.